Donne e ragazzi non più ostaggio della mafia, ma liberi di scegliere. Questo è il tema dell'evento organizzato dalla sezione catanzarese dell'Associazione Nazionale Mogli Medici e dal Liceo Scientifico Siciliani di Catanzaro, al quale ha partecipato fra gli altri il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. Il magistrato Geracese crede da sempre che la scuola sia il terreno da coltivare con maggiore attenzione per combattere l'insorgenza e la proliferazione del fenomeno mafioso. E per questo da molti anni tiene conferenze ed incontri con gli studenti in tutta Italia. Questi incontri sono importantissimi, non importanti. Non sono mai mattinati o pomeriggi persi parlare ai ragazzi, si raccolgono sempre frutti. Il tempo perso è quando si fanno i convegni e ci sono, agli adulti, perché le scelte di campo gli adulti già le hanno fatte. Chi è onesto se ne tornerà a casa onesto, chi è disonesto se ne tornerà a casa disonesto. Invece parlare ai ragazzi è una cosa importante, dico coerenza, studiate, delinquere non conviene, impegnatevi nel sociale, fate di tutto per essere presenti nella società, occupate gli spazi, siate da esempio agli adulti. Anche l'AMI, spiega la presidente Stefania Zampogna, ritiene fondamentale partire dalle scuole e coinvolgere anche genitori ed insegnanti per polarizzare l'attenzione sulle problematiche più importanti e delicate, specie quando si tratta di legalità e del recupero da parte dei più giovani di valori collettivi. L'AMI oggi si apre ai giovani, si rivolge alle scuole, in un tema di forte impatto. Ragazzi e donne non più ostaggio della mafia, ma liberi di scegliere. Perché questo tema? Perché probabilmente in un momento così particolare, in cui c'è una continua ricerca verso la legalità, è importante trasferire queste informazioni anche a chi rappresenterà un domani la nostra classe dirigente, ai giovani. Una ricerca di legalità che probabilmente nasce nello spirito di ognuno di noi, rivolto non più ad un individualismo sfrenato, ma a dei valori di collettività, una legalità che probabilmente necessita di cultura, necessita di educazione, necessita di rispetto. Con passione la scuola si sforza di sostenere il lavoro di chi si adopera perché i più giovani, alcuni dei quali un giorno saranno anche classe dirigente, maturino la consapevolezza che il fenomeno mafioso è un gioco insostenibile, che frena la Calabria ed il Sud e ne azzoppa qualunque prospettiva. Oggi per me, per il Liceo Scientifico Siciliani, è una giornata importante perché si ha modo di avere contatti con le istituzioni che rappresentano la legalità sul nostro territorio e che ha molto bisogno di legalità. E la scuola ha il compito di educare i ragazzi alla legalità, un compito che deve essere facilitato sia dall'incontro con le istituzioni sia dall'incontro con le famiglie, perché da sola la scuola non basta. Solamente l'istruzione, solamente la cultura, solamente il conoscere, solamente il sapere permette ai ragazzi di poter fare scelte consapevoli a livello scolastico, ma anche nella vita. E quindi è importante che i ragazzi siano liberi, che i ragazzi conoscano.